Andy, Breme, Breme, Andy, Breme, Breme. Ragazzi, volevo iniziare così, col coro che gli cantavamo, perché io quando ero piccolo lo cantavo questo coro assieme alla curva e lo stadio lo seguiva questo coro perché era veramente uno dei nostri idoli. Quindi stamattina vi ho accennato qualcosa nel mio ricordo, nel video che ho fatto stamattina, diciamo su Andy Breme. Volevo dedicargli però un video con dei miei ricordi anche personali, un video con un sottofondo musicale che ci accompagna, lo sentite, che è Cuore Nero Azzurro, perché oggi ci ha lasciato un grande Cuore Nero Azzurro che difendeva la maglia sia in campo, la difesa per 4 anni alla grande, deliziandoci con le sue giocate e soprattutto un'altra stella d'oro, un'altra stella d'oro che brilla in cielo. E che veglierà su di noi perché era un grande tifoso interista e sono sicuro che stasera avrebbe guardato la partita e tifato con noi. Purtroppo non ho tanti ricordi di quel periodo, sono degli anni 70, però qualcosina l'ho recuperata per farvi capire come nasce l'amore, ma soprattutto un ragazzino che in quegli anni vinceva i suoi primi trofei, diciamo, quindi lo scudetto dei record di Trapattoni visto dal vivo allo stadio con papà è la Coppa UEFA, la prima Coppa UEFA del 90-91. E qui, come vi dicevo, qui è una foto di un paio d'anni fa. Ho trovato questo poster in un bar che ritraeva proprio la mia prima Inter, quella della quale mi sono innamorato. Ho iniziato ad andare allo stadio proprio in quest'annata. Vedete Rummenigge e Altobelli, un Dieck sempre con i colori addosso, quindi cappellino dell'Inter, anche se non si vinceva nulla, comunque erano i miei primi passi a San Siro. Avevo comprato il mio primo cappellino e andavo fiero in giro col mio cappello, anche se non si vinceva nulla. Presi anche una sciarpa perché mi innamorai di questo giocatore che era Karl-Heinz Rummenigge. Qui è una festa di carnevale, però sono io sotto la maschera, vedete i begli occhioni del Dieck, ma soprattutto quella sciarpetta che poi eccola qui, la vediamo in tutto il suo splendore. E quindi è un cimelio che mi porto nel cuore. E insomma, cosa succede poi? Succede che da lì a poco arriva il grande Trapattoni e si costruisce quella squadra che poi nell'anno 88-89, e questo è il foulard che davano a Inter Cesena, vinse lo scudetto. Inter Cesena è importante prima di tutto perché l'Inter era il compleanno dell'Inter, come vedete era l'80° compleanno, questo è il foulard, e diventò famosissimo per il gol di Matteoli dopo 9 secondi. Quindi stagione 88-89, ragazzi, col grande Trap, e in campo loro, in campo non era ancora il trio dei Panzer, ma c'erano Lothar e il grande Andy Breme. E questo è un cimelio, ragazzi, perché questa è la foto della mia cameretta nel 1990, quindi avevamo già vinto lo scudetto, vedete Inter campione d'Italia 1989, vedete Klinsmann che era già arrivato, quindi questo era l'anno della Coppa UEFA 90-91, il Trap sulla scrivania che vegliava sui miei compiti, su un disordine assoluto, e poi sopra il buon Andreas che vegliava anche lui sopra di me. Io, quello è il lato testa, vedete il cuscino sotto, quindi io dormivo e c'erano i miei idoli che mi proteggevano da sempre. Diego un po' più cresciutello che andava a vedere le giocate di Andreas Breme, delle giocate fantastiche, pazzesco, vedete il doppio cuscino, aspettavo papà per andare a vedere credo una partita di Coppa UEFA, credo. Sciarpa dei Boys, sciarpa storica dei Boys Sane, ma soprattutto vi vorrei far notare il cappellino double fax, perché era nero azzurro, nero blu, però c'era anche il lato tedesco. Chi se lo ricorda? Andavo qui al Meazza a vedere i miei idoli, Valterone Zenga, il mio idolo che cappeggiava sopra di me, l'avete visto sul letto con la scritta Inter campione d'Italia 88-89, la Pantegana, Jürgen Klinsmann. Queste sono foto mie personali, ragazzi, questo è campionato ovviamente. Foto mie personali, sono bruttissime, era il 91-92 o 90-91, non mi ricordo, e questa l'ho tenuta per ultima. E questa l'ho tenuta per ultima perché ho il privilegio di aver immortalato una punizione di Andy Breme con a fianco Lothar Matthäus, la stessa partita. E quindi questo è un ricordo che ho di te.
fotografato, poi stampato, perché all'epoca si usavano i rullini, ovviamente guardate, guardate che roba, come è sgranata, però di meglio dal primo anello arancio con la macchinetta dell'epoca non riuscivo a fare, quindi questo è il mio ricordo di un grande campione che ci ha lasciato e che se da piccolo vegliava sopra di me, adesso da oggi veglierà sopra tutti noi neroazzurri e tiferà la nostra Inter da lassù. Ciao Andy Bremen, grande campione, grande guerriero neroazzurro. Sempre premierà e l'Inter vincerà.